Ciao. Catalano, Gabriele, del nucleo investigativo del provinciale di Napoli. Che corpo? Il corpo forestale. E come mai ti viene in braccio questo cane? Senta, questo cane lo abbiamo trovato nel corso di attività di polizia a Caivano, presso una discarica di rifiuti, una discarica abusiva di rifiuti pericolosi. E eravamo lì per fare delle attività per conto della Procura di Napoli e della Quinta Sezione, e improvvisamente, insomma, dalla vegetazione è spuntato questo cucciolotto che era in condizioni fisiche disastrose, con una zampa praticamente fratturata, e aveva una frattura esposta, scomposta, insomma, e diciamo che la zampa era messa molto male, e per cui lo abbiamo preso da questa discarica e l'abbiamo portato. Sì, diciamo che sono sceso io insieme a qualche altro collega e siamo riusciti a prenderlo e portarlo poi all'ASL locale, che gli hanno praticamente lo hanno curato, ecco, lo hanno operato. E purtroppo gli è stata asportata, insomma, hanno dovuto amputargli la zampa perché era già in condizioni di necrosi e era irrecuperabile, quindi gli hanno amputato la zampa. Da qui il nome, sì, da qui il nome, insomma. E adesso di pettino vive con noi al comando provinciale, è diventata la nostra mascotte, insomma. Quindi, sì. E agente scelto, insomma, quindi ha anche questo grado, sì, di agente scelto. Voi eravate lì per il cane o era un intervento? No, noi eravamo lì per fare un intervento, diciamo, stavamo lavorando nell'ambito di questo, diciamo, delle attività sulla Terra dei Fuochi. E eravamo lì per fare dei prelievi di topsoil di terreno, insomma, per vedere proprio appunto se il terreno fosse contaminato o meno da questa discarica. Quando l'avete trovato? L'abbiamo trovato marzo di quest'anno, insomma, era un cucciolotto, aveva circa 8 mesi, insomma, i veterinari hanno detto che c'aveva circa 8 mesi. Tipi.